Golbet Scommesse Sportive a Pesaro. 20 postazioni per elaborare la propria schedina a partire da 5 centesimi, con le migliori quote di mercato. E nei maxi schermi potrai seguire tutti gli eventi sportivi live. Ti aspettiamo in via Andrea Costa 59 a Pesaro, di fronte all'Ipercoop. Golbet. Il gioco può creare dipendenza patologica, vietato minori di anni 18. Gioca responsabilmente. Complimenti a Frank Vitucci che se ne torna a Torino con due punti importanti. Due punti poi venuti fuori all'ultimo minuto per qualche, diciamo così, incomprensione dei padroni di casa. Ma sì, figli di una partita sicuramente un po' strana, perché nel primo tempo penso che noi si meritasse ampiamente di essere davanti. Dovevate andare avanti di 20. Sì, esatto, potevamo essere avanti di 14-15 punti. Invece abbiamo chiuso a 8, abbiamo fatto un terzo quarto dove loro erano molto più preparati di noi e quindi ci ha messo in difficoltà, li abbiamo rimessi in partita. Poi sul punto a punto noi siamo stati poco più lucidi, ma sicuramente abbiamo messo in campo il carattere, la determinazione necessaria, che alla fine il risultato ci ha premiato. Però ripeto, effettivamente poteva vincere anche Pesaro. Senti Frank, possiamo dire che nel quarto quarto è capitata l'occasione a Pesaro, quella che è capitata a voi nel primo tempo, di andare in fuga? Cioè Pesaro poteva sfruttare un'occasione importante, voi eravate un po' in blackout, però non ci hanno preso. Sì, quando siamo andati due volte insomma, sì, sotto di 4 punti, effettivamente lì sono state due curve molto pericolose e noi siamo stati bravi, come dire, a metterci veramente una pezza in qualche maniera, proprio mettere il dito nei buchi delle tubature in qualche maniera, e siamo rimasti lì. E questo sicuramente poi alla fine può anche pesare dal punto di vista psicologico a una squadra che magari oggi in casa eccetera aveva chiaramente necessità e urgenza di vincere. E noi insomma prendiamo, ripeto, il risultato buono. Da parte mia la tradizione è favorevole qui a Pesaro, certo, quindi non potevo sporcarla, certo, oggi. E insomma, e auguro a Pesaro di un buon proseguimento per il campionato. Vabbè, io vorrei chiudere col dire che il vostro campionato si fa interessante a questo punto. Ma sì, perché secondo me è un campionato interessante per noi, tra virgolette, dall'inizio, perché come cominciato a predicare molto tempo fa, è una squadra che comunque, anche se oggi non abbiamo fatto una grande partita, però è una squadra che mostra segni di progressi, se non altro individualmente, come Wilson, citavamo prima, e quindi è una squadra che è un bel gruppo di ragazzi, che è motivato, che vuole far bene, quindi siamo molto carichi, come dire, di energia, e magari questa carica ci ha portato a vincere anche stasera. PS Sport, forniture sportive, rivenditore autorizzato Yoma e Nike. Da PS Sport troverai abbigliamento e attrezzature per impiantistica sportiva, felperia personalizzata per società sportive ed aziende. Siamo specialisti del basket, calcio, volley e running, con una vasta scelta di materiali come scarpe, borse, palloni, tute d'allenamento e rappresentanza, attrezzature da campo e premiazioni sportive. PS Sport è a Villa Fastigi di Pesaro, in strada della Fabriccia 5, telefono 0721 28 36 77. Da una solida esperienza maturata in 16 anni di attività nel campo dell'arredamento e della progettazione, Virgili Arredamenti vi invita a visitare il suo nuovo showroom. Da sempre attenti alla propria clientela, Virgili Arredamenti garantisce lavori personalizzati su misura fatti all'interno della propria falegnameria. Rilievo delle misure con sopralluogo a domicilio, consulenza d'arredo, progettazione e montaggio. Per arredare la casa, il giardino e l'ufficio troverete nel nostro spazio espositivo le migliori marche come Cattelan, Valentini, Cesar, Miniforms e tante altre. Inoltre siamo rivenditori esclusivi del marchio Moretti Compact. Virgili Arredamenti è a Pesaro, in via degli Abeti 282, telefono 0721 25 90 91. A Pesaro, in via Giolitti 191, trovi il primo distributore automatico di capsule Lavazza Modomio, Nescafè Dolce Gusto e Nespresso a prezzi convenienti e con un assortimento totale. Dolce Pausa è aperto 7 giorni su 7, dalle 7 alle 23, per offrirti in ogni momento le migliori miscele più adatte alla tua macchina da caffè. Inoltre, non lasciarti sfuggire le nostre offerte. Qualche esempio? Caffè espresso Divino Lavazza a 5,50€, oppure Nescafè Dolce Gusto Caffè Barista 30 capsule a 9€. Dolce Pausa, il primo distributore automatico di capsule, ti aspetta a Pesaro, in via Giolitti 191.
Piero, la partita non ha certamente catturato il pubblico per quanto riguarda lo spettacolo, però l'avevate rimessa in piedi, l'avevate rimessa in piedi anche bene, avevate il vantaggio fino all'ultimo. Poi la disamina che ho sentito in conferenza stampa te la lascio rifare perché è interessante. Sì, mi spiace che sia deciso la partita un fischio alla fine, quando onestamente se si fischiano quei contatti lì bisogna fischiarne altri 50 falli allora durante la partita. Quindi mi dispiace appunto che la partita sia finita così, ci stava più un non fischio secondo me e lasciare giocare la squadra, perché ripeto, se si fischiano quelli allora vanno fischiati altri 50 falli che ha preso Jones dall'altra parte sotto canestro. Comunque abbiamo visto la tua squadra soffrire, lavorare, soffrire ed essere in grossa difficoltà. Questo in un certo senso ci fa capire che sti ragazzi si danno da fare, poi magari negli ultimi secondi non sono così lucidi come magari potrebbe essere Wright o gli altri. Non sono lucidi perché purtroppo qualcuno oggi era in difficoltà, i nomi di chi era in difficoltà li lascio fare a te. Certo. E alla fine ho dovuto spingere tanto con Ryan Arrow, con JJ, con Landry, con Marcus Thornton, e quindi alla fine ovviamente qualcuno era particolarmente stanco, qualche errore si è fatto, può darsi, però diciamo che a 20 secondi più uno vuol dire che la partita l'abbiamo giocata pur con grande sofferenza, però questa è la pallacanestro, è un boccone amaro per come è finita e dobbiamo continuare a lavorare. Una frase fatta per chiudere, piove sul bagnato. Ma sì, diciamo che onestamente questa vittoria ci avrebbe dato grande slancio, grande fiducia, grande energia, purtroppo è andata così. Dobbiamo cercare appunto ancora di essere ancora più duri. Se il basket è la tua passione, Passione VL. Il programma per essere sempre aggiornato su tutte le partite della VL Basket Pesaro, con risultati, tabellini, classifica e interviste del dopo partita dei protagonisti della squadra biancorossa. Per la tua voglia di basket, Passione VL. Ogni lunedì alle 13 e alle 19 su Radio Antenna 3, The Web Station.